Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove facciamo un po' la reaction ai pronostici di questa stagione che ho fatto i pronostici pronostico della classifica 2021 di Serie A sempre su questo canale, sempre su questo canale. E ora andiamo a fare la reaction, vediamo se abbiamo fatto qualche punto, ma ripeto, era difficilissimo fare qualche punto, ma penso che non l'abbiamo fatto. Vediamo, andiamo avanti con il video, vi faccio ascoltare. In questo video ci parleremo del mio pronostico della classifica 2020-2021 della Serie A. Al 20° posto, ragazzi, ci metto lo Spezia. Spezia che non ha tantissime esperienze, no? Non ha tante esperienze, no? E Arriva da quindi 15. ce la metto 20° posto, Ho anche a livello di sbagliato. rosa, non è che così Ho forte. sbagliato. Poi, al 19° posto ci metto il Crotone. Ah, Crotone sì, ha un poco di esperienza in più, perciò ce lo metto un punto. un po' più Azzeccato. sopra dello Spezia. Cadavo il 19. Ce lo metto 19°. Al 18° posto, ragazzi, ci metto il Genoa. Metto il Undicesimo è Genoa arrivata, undicesimo. perché il Genoa sono 3-4 anni che fa questo. Ogni anno Questo è bello, questo è sta sempre bello. lì. Sta a lottare sempre 18, 17esima, Quest'anno è 18esima, andata 17esima. diversamente. E poi si salva con quel pizzico di distacco dalle tacchette rosse. E al 17° posto, ragazzi, ci metto il Benevento. Benevento Ancora un punto, che raga. io do molta fiducia a Inzaghi, Solo con il perché Crotone non ho fatto Inzaghi, cioè, un è un punto. bel allenatore e quindi vedo il Benevento che rimarrà in Serie A. Una bella squadra, si è parlato anche di Iago Falque, cioè si sta formando una bella squadra il Benevento. Ha comprato anche Caprari, mi sembra. Comunque sta formando una bella squadra il Benevento. Non è da sottovalutare. Poi al 16° posto ci metto l'Udinese. Udinese che non è ancora pronta Punto, per puntare non me lo qualche do il punto obiettivo perché sta la troppo rosa non lo vicino. permette. Eh sì, ho capito. Non è ancora pronta per me. Poi Sala Sampadoro, stesso discorso dell'Udinese, non è ancora pronta per puntare ad un Nona la obiettivo. campionata, nona. Poi Questa il sì. Cagliari. Il Cagliari di Di Francesco ce lo do al 14° posto. Lo so, 16. cioè, boh, 16, io mi siamo sento che là. arriverà al 14° posto, poi può arrivare anche più in alto, perché ho sempre Di Francesco, secondo me può fare bene, però arriva al 14° Mi posto, state secondo giocando me. là, quindi una Al persona di 13° posto, 16. ragazzi, io ci vedo il Parma di 16 volte. Liverani, che Liverani Bellissimo posto, all'ultimo posto. ha fatto bene nel Lecce, È stato per me ha esonerato. fatto bene nel Lecce, quindi può fare tranquillamente bene anche nel Parma. E il Parma arriverà a una salvezza tranquillissima al 13° posto. Ah, Al 13° ho visto. posto, ragazzi, ci metterò il Verona di Juric. Verona di Juric al 12° Ah, posto. dodicesimo. Beh, si può Secondo me pagare di poco, non può diciamo. fare di più. Non la vedo ancora la squadra per puntare all'Europa, però loro ci tentano e fanno bene a tentarci. All'11° posto, ragazzi, ci metto il Bologna di Mihajlovic. Ehi, dodicesimo di Mihajlovic. un Sì, punto. sa Mihajlovic. Di un punto, ragazzi. Di un punto, Un bel mannaggia. allenatore Un e altro perciò undicino il così. Per Bologna l'ho messo lì. un punto, Per per un punto. l'allenatore, che sono molto fiducioso per l'allenatore. Per un punto. Beh, Al 10° posto il Torino. Torino che per 17. Fa 37 punti, questo guardate. Torino di Giampaolo Oh,
stato inserito può su. fare molto bene e quindi decimo posto. E per me, io ce lo vedo bene al decimo posto il Torino di Giampaolo, perché Giampaolo Per sono molto la rosa che ha, fiducioso per no. lui Non e la sono squadra che può d'accordo. fare per lui è proprio il Torino. Una squadra né forte né scarsa. Queste sono le squadre di Giampaolo che Giampaolo può fare bene. Al nono posto il Sassuolo. Sassuolo Ehi! che con De Zerbi è A pericoloso decimo e ce di lo vedo al difesa, nono avevamo posto, Musotti. ragazzi. Poi Porca all'ottavo posto Fiorentina. Fiorentina miseria. con Tredicesima la Beppe Iachini Fiorentina. dalla prima giornata può fare molto Mamma mia. bene. All'ottavo posto, secondo me arriverà all'ottavo posto, vabbè, ma è difficilissimo. Cioè, ingarrare le squadre. Poi, al settimo posto, ragazzi, già lo so, mi criticate. Lazio che secondo me, Che è al settimo giocando posto? la. Lo so, mi criticate. Lazio che arriverà all'ottavo posto, vabbè, ma è difficilissimo. No, per me non lo fate mai più. Cioè, ingarrare le squadre. Poi, al settimo posto, ragazzi, già lo so, mi criticate. Settimo posto la Lazio. Lazio che secondo Sesta. me, giocando la Sei punti di Champions, distanza dal giocando sesto. la Coppa Italia, giocando il campionato, tiene tre competizioni la Lazio, ma con la Per un rosa mostro così non facevo un piccola, cioè altro punto. non è che ha una rosa grandissima, cioè non ha panchina la Lazio mette la primavera, cambia uno, mette la primavera in campo. Non la vedo bene l'anno prossimo, la Lazio ce la vedo al settimo posto. La stessa cosa per l'Atalanta. L'Atalanta la vedo al sesto posto, e si giocherà per me Sesto. per eliminare dell'Europa League, ma l'Atalanta non convince, e come l'anno scorso al terzo posto non arriverà di nuovo al terzo posto, No, per arriva di meno. nuovo, arriva. E quindi poi al quinto posto la Roma che come obiettivo principale, l'obiettivo della Roma è arrivare in Champions, che per me non arriverà nemmeno quest'anno, perché sta vendendo giocatori, sì, sta puntando Smalling a prenderselo poco. Mi sembra un altro prestito, non lo so, perché Manchester United se l'ha preso di nuovo, mo la Roma lo rivuole di nuovo, ma mi sembra in prestito, però sta lottando per Smalling. Si è venduto Florenzi, mi sembra che è arrivata l'ufficialità a Florenzi a Paris Saint-Germain, e ha perso un bel giocatore, ha perso. E quindi la Roma arriverà quinta per me come l'anno scorso. A quarto posto il Milan con Zlatan, È arrivato al Ibrahimovic, secondo, ma comunque sempre in può Champions. arrivare in Senta, a quattro posto Champions, gira un scusate, mia punto. cugina piccola, può arrivare in Champions, quindi ce la fa arrivare in Champions per me il Milan, trascinato da Zlatan Ibrahimovic. Quindi poi il Napoli ce lo vedo al terzo posto, secondo me il Napoli si arriverà al quarto, al terzo. Guarda che poteva arrivare terzi, ma se non si vendeva contro il Perù, eh. Al terzo posto, al quarto e terzo, se lotterà tra il Milan e Napoli, chi si prende il quarto e chi si prende il terzo. Il Napoli ancora non è pronto per puntare allo scudetto perché l'Inter si è rinforzata e non li prendiamo più. L'Inter, secondo posto ci metto l'Inter che si sta muovendo un po' nel calciomercato, ma deve aspettare che qualche gestione per comprare a qualcun altro. Poi, La al Juve. primo posto ovviamente ci metto la Juve di Pirlo, che
se vince lo scudetto la Juve, è un ottimo risultato per Pirlo, perché Pirlo non ha tantissima esperienza, ma io la Juve ce la vedo sempre al primo posto. L'Inter per me ancora non è pronto per fare quel salto per vincere lo scudetto, ancora non è prontissima. Quindi metto la Juve al primo posto e l'Inter al secondo, però con pochi punti di distacco come l'anno scorso. Però Pirlo Pochi non lo so, punti non lo so, si deve vedere di distacco. La ragazzi. Juve ne ha 78 e Ragazzi, spero che il video l'Inter vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel... 90. Comunque ragazzi, qua ho azzeccato solo una squadra. Ho detto bene che il Crotone al 19° posto e mi regala solo un punto su 20 squadre. E niente, avevo detto che era difficile proprio. Difficile proprio azzeccare tutta la classifica, ovviamente. Se no avevo la sfera magica. La sfera magica. Invece, ragazzi. E solo un punto, vabbè, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e niente. Ciao ragazzi. Ah, lasciate tantissimi like. Beh, lasciate tantissimi like così vi porto la mia reaction alla classifica dei capocannonieri, dei marcatori. E niente.